Dentro questa piccola bacca di ginepro c'è una storia dal gusto indimenticabile. Già in epoca medievale i monaci raccoglievano queste bacche per ottenere un distillato artigianale, a loro detta dall'alto potere curativo. Il gin vero e proprio nasce nel 600 in Olanda e molto si è fantasticato sul suo potere di guarire la febbre contratta dai soldati. Gli ottimi rapporti commerciali tra Olanda e Inghilterra lo fecero diffondere velocemente anche nel regno di Albione, per il suo gusto pungente e speziato e perché favoriva enormemente la conversazione. Con gli anni, il London Dry Gin si rivelò il più apprezzato e diventò addirittura una parte del salario. Le distillerie di gin aprivano in continuazione, ma solo le migliori resistevano nel tempo. Ce n'era una in particolare in cui il mastro distillatore, ricercando un gusto unico, scelse personalmente 10 selezionatissimi botanicals da tutto il mondo che lo resero lo spirit più apprezzato anche dalle alte sfere. Per distillarlo al meglio, seguì un'antica ricetta e si fece costruire artigianalmente uno speciale alambicco di rame. Il mastro distillatore venerava così tanto il suo gin che decise di dare all'alambicco lo stesso nome della donna della sua vita, Angela. In quella distilleria, diversi mastri distillatori conservarono la tradizione, continuando a produrre sempre nuove ricette di gin e continuando a dare nomi di donna agli alambicchi. Così da Angela si è arrivati fino a Jenny, la più giovane. La tradizione di Angela si sposa felicemente con la modernità di Jenny e nasce Banks, un blend unico di una ricetta di oltre 300 anni e di una moderna. Il risultato? Uno spirit dal gusto vellutato e dal finale agrumato, perfetto per la miscelazione. Ogni volta che assaggerai un cocktail realizzato con Banks, assaggerai una grande storia. Banks, Drink Story.